Allora, ragazzi, siamo qui con la carissima Pandora. Pandora, lo sai che devi ringraziare per questo video? Sì, intanto sbadiglia. Tranquilla, tanto non ti stanno per guardare migliaia e migliaia di persone, stai tranquilla. Comunque, la nostra carissima Pandorina, appunto, chi devi ringraziare per questo video? Sespo, grande Sespo, ringrazia Sespo, che ci ha consigliato appunto questo deck. Intanto, ma quanto sonno c'hai? Vabbè. Comunque, raga, oggi cosa andremo a fare? Andremo a fare la Draft Challenge insieme a Pandora. Ovvero, io qui ho i croccantini. Abbiamo una doppia inquadratura incredibile, non ho mai fatto una cosa così professionale in tutta la mia vita. E nella sfida strategica, insomma, che già ho vinto io, vabbè, per conto mio, nella scelta delle due carte io metterò un croccantino su una carta, un croccantino su un'altra carta, e quello dove andrà a mettere la zampetta Pandora, sempre se ci mette la zampetta, perché non lo so ancora, non ho fatto le prove, intanto vuole scendere incredibilmente perché mi sa che ha visto i croccantini. Ah, quanti like per sto video? Dai, almeno 10.000 like per sto video, giusto per la professionalità con la doppia inquadratura, credo ci stia. Allora, io mi preparo. No, lo so che vuoi croccantini, però ferma un attimo. Allora, abbiamo qui due croccantini, cerchiamo la battaglia. Vai, tra razzo... ho scelto io il razzo. Vabbè, quale scegli tra i due? Niente, vabbè, ha scelto la strega, ok. De nuovo sempre i due, dopo glieli do, tranquilli ragazzi. E niente, dai, no, non li guarda, non li guarda i croccantini. Che cosa dobbiamo fare qui? Tra questi due chi scegli? I croccantini, cioè, ma che non c'hai fame? Dai, non ci credo che non c'hai fame. Chi mangi tra sti due? Sono due croccantini. Ok, è andato su quello dello spi... Ah no, su quello dell'orda. L'ultima è andata bene. L'ultima, ragazzi, è andata bene. Tra l'altro adesso gli metto per terra i croccantini e glieli faccio mangiare, ragazzuoli, perché se li è meritati. E noi intanto giochiamo, sperando che lei non faccia danni. Ok, Pandora, stai tranquilla, non fare danni, perché qui in giro per camera mia ho un casino di roba. Lui ci gioca una scintilla lì, che noi speriamo... Che cosa hai fatto? Sta starnutendo incredibilmente. Che cosa? Sta starnutendo? Che te sei magnata, Pandò? Oh! C'è mori in live? Sta a mangiare i cosi, sta a mangiare. Vabbè, comunque, ragazzi, a parte questo, andiamo, fermiamo lì così almeno la scintilla non colpisce. Ci siamo salvati. Ma, sta bene, ragazzi, sta bene. Pandora sta bene. Noi intanto ci stiamo distraendo troppo. Lui c'ha lo stregone elettrico. Però vabbè, se l'ha utilizzato, magari noi adesso con il drago infernale riusciamo a fare qualcosa. Mi vedete un po' piegato perché la sto accarezzando, raga. Allora, io lì gliela vado a prendere, ovviamente, senza indugio. E andiamo sulla scintilla, perfetto, muore. Niente, allora qui quella robetta lì è interessante. Quindi noi mettiamo una strega sul lato di questa robetta qui. Mettiamo anche una princess sul lato di questa robetta qui. E attenzione, lui di qua ci riparte malamente. Ma proprio malamente. Ma meno male che ci abbiamo la tornado, raga, la tornado illegalissima. Andiamo con il mortaio da quest'altro lato, mettendo anche l'orda. Ah, intanto si è proprio accucciata. Manca mangiato i croccantini. Ma che cosa ha fatto? Vabbè, niente, non c'è fame la carissima Pandora. Di là anche gli abbiamo fatto parecchi danni. Di qua però ci sta distruggendo il mortaio. E niente, abbiamo fatto pochi danni e pochi danni. Quindi non è abbastanza. Però ci abbiamo comunque sia il razzo. Ovviamente lui adesso la scintilla la mette più dietro, perché ovviamente in un modo o nell'altro si deve difendere. Cioè, in un modo o nell'altro si deve difendere, scusate raga, ma registrando, utilizzando anche questi deck un po' così particolari, capite bene che è difficile anche andare a commentare la situazione. Vi stavo dicendo, dato che sa che io ho il razzo e gli posso prendere la scintilla facilmente, ovviamente non la gioca dietro la torre, perché sennò gli prendo torre e appunto scintilla, e quindi si difende. Ora, qui... Aspettate raga, perché lì gli facciamo... No, speravo che riuscivamo a prendere anche la carissima torre, invece purtroppo no. Lui adesso lì ci gioca anche quella robetta lì. La partita sta per finire, però stiamo pareggiando malamente, perché lui comunque ci ha fatto dei danni sia da una parte che dall'altra. Noi gli abbiamo fatto dei danni sia da una parte che dall'altra. Ora, questi colpi dello stregone elettrico non ci volevano. La gelo proprio non la stiamo utilizzando minimamente. Però potrebbe tornarci utile magari, non lo so. Giochiamo la strega lì davanti. Perfetto, dai, fai fuori quegli sgherri. Dai, strega, renditi utile, perfetto. Magari andiamo di gelo, no, perché tanto è stato inutile. Andiamo però di orda di scheletri. E noi dovremmo riuscire a utilizzare la razzo, perché non appena riuscissimo ad utilizzare la razzo, non appena riusciamo ad utilizzare il razzo, vabbè, mi sto impicciando troppo con le parole,
dovremmo riuscire a fare un bel po' di danni. Però è difficile. È difficile, però anzi che con le scelte di Pandora stiamo riuscendo più o meno a giocarci. A parte che ha scelto anche abbastanza bene, devo dire che ha scelto anche abbastanza bene. Ora qui congela, vai, che così si rende utile la gelo. Così gli prendiamo anche la scintilla. Forse qui è fatta, raga, perché poi a me adesso mi basterebbe riandare a torre, sulla sua torre, con la... Con il fantastico razzo. Ok, noi adesso qualsiasi cosa ci mette ci difendiamo con la tornado e poi andiamo di razzo incredibilmente. Ah no, si è proprio arreso? No, ok, non si è arreso per niente. Noi però utilizziamo la tornado e andiamo con la razzo. Pandorina, il deck che hai fatto tu ci ha fatto vincere, ti rendi conto? Sei felice? Allora, l'ultima carta che ha scelto, attenzione, ha fatto bene, cioè nel senso è andata sul croccantino. Le prime tre era andata un po' così e così. Vai Pandò, senza farmi cadere l'iPad. No, ma non gli interessa proprio dei croccantini, che cosa hai fatto? Dai, non gli frega niente. Vabbè, io la metto così a caso, quella che sceglie. Ok, la drago. Vai a caso, no, la capanna dei barbari no. No, è andata sulla scintilla, sempre quella a destra, stavolta prendiamo quella a sinistra, il moschettiere. Ok, e purtroppo niente, io pensavo ci avessi un po' fame, ma non ti vanno proprio questi croccantini. Questi sono quelli di prima, non se li ha mangiati. Non c'ha fame, cucciola, che hai fatto? Ah, non li vuole, raga, non li vuole. Va bene, allora, vuoi rimanere su o giù? Che vuoi fare? Vuole rimanere qua. Ok, si è appena accucciata a me. Non so se lo... Aspetta, cambio un attimo un'altra inquadratura. Però qui ci stanno ripartendo malissimo. Scusami un attimo. Adesso vi faccio vedere l'inquadratura. Allora, dal video più professionale che io abbia mai fatto sul mio canale sta diventando il video più... No, non dico trash perché non è trash, ma il video più particolare della storia. Tra l'altro a lui hanno fatto scegliere gigante. Tutto lui c'ha praticamente. Noi anche se avessimo scelto bene le carte probabilmente ci avremmo preso le pizze. Però vabbè, quelli sono dettagli, ragazzi. Comunque vi volevo far vedere se riesco a cambiare l'inquadratura. Ecco, vedete come si è messa? Sta tranquilla, sta. Intanto ci stanno ripartendo, però tranquilla, basta che stai bene tu, Pandorina. Piccolotta lei. Allora, però la prima volta che hai scelto un po' che croccantini hai scelto meglio, quello dobbiamo dirlo, quello dobbiamo assolutamente dirlo. Qua mi sa che ci hanno un attimino rotto, però tranquilli, non è successo niente. Vabbè, e niente, no vabbè raga, a parte siamo stati... Oh no, non starnutire, tranquilla. No, c'ha proprio il singhiozzo. Sì, c'ha il singhiozzetto. Bella. Niente, comunque dovrebbe star comoda, aspetta, ti metto un po' più su. Ah, stai comoda? Sì, sta comoda. E niente, 3-0 per il nostro avversario. Pandorina saluta in videocamera, grandissima. E niente, raga, allora, che dire? Dai, la prima l'abbiamo vinta almeno. La seconda è andata un po' così e così. Però non sono state proprio le carte che ha scelto Pandora. Nella prima partita sì, perché la prima partita un paio di carte le ha scelte lei. All'altra ho fatto io a caso così, anche perché sennò mi avrebbe buttato a terra l'iPad, perché purtroppo non ho molto spazio nella mia scrivania. Comunque, se vorreste in altri video la carissima Pandorina, lasciate un bel mi piace. Tanto si vuole buttare. Vuoi scendere? Che vuoi fare? Sti cani che non parlano, mannaggia, è un problema, Comunque, ragazzi, dai, su, l'ultimo saluto in videocamera. Quanto gli si vuole bene a questi animali, ragazzi? Quanto gli si vuole? Lei mi sa un po' meno, mi sa che in questo momento mi sta un po' odiando. O no? Ma stavi sola soletta in sala. Almeno ti ho portato a fare un bel video. Dai, saluti i nostri amici in camera. Li vuoi salutare? No, proprio non gliene frega niente. Puoi stare qui comoda. La riportiamo in cuccetta da lei, ragazzi. Ovviamente non siamo sulla sua cuccetta perché siamo sul nostro divano. E ho capito cosa è successo a Pandora. È stanca lei, piccolotta. Piccolotta, sei stanca? Però guarda come guarda bene in videocamera. Brava. Sei videogenica, sei. Che spettacolo, raga. No, comunque è un po' stanca. Ieri sera è uscita per la prima volta che lei ha 2 mesi e mezzo. Deve fare l'ultimo vaccino, quindi ancora non può mettere i piedi per terra di fuori. Quindi al di fuori di casa non può mettere i piedi per terra. Però dato che siamo andati a casa di amici e la volevano conoscere, ce la siamo portata con noi. Ha giocato tanto, si è divertita, però giustamente si è stancata.
Io pensavo ci avesse qualcosa, dico dai, facciamo qualcosa insieme, se almeno la ravviviamo. E invece no, è stanca, raga. Però dai, c'è stata è stata tranquilla durante il video, quindi questo glielo dobbiamo. Brava, brava Pandorina. Ora la mettiamo nella sua cuccia, la facciamo dormire. E noi ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Mi raccomando, raga, un bel like per Pandorina. Pandora, quanto è bella. Bella, raga. Cioè, no, vabbè, raga, gli ho dati i croccantini per tutto il video. Non se l'è mangiati. È venuta di qua, gli ho dato la pappa perché doveva mangiare, sta a mangiare e beve. Ma allora ce lo fai apposta tu? Ma allora ce lo fai apposta? Ecco, mo se n'è andata perché sono venuto io e gli ho messo paura. Ah no? Quanto sei buona!